Operai del cantiere di riqualificazione del Palazzo di Cemento di Librino questa mattina in sciopero per il mancato pagamento di 5 stipendi da parte dell'azienda appaltatrice dell'opera. I lavori al Palazzo di Cemento, previsti nel patto per Catania, sono stati finanziati con oltre 8 milioni di euro, ma l'ultimo stato di avanzamento lavori per 1 milione 30 mila euro presentato dalla ditta al comune, che è la stazione appaltante, nonostante sia stato approvato, non è stato liquidato per ritardi burocratici. Oltre al grave disagio al quale vengono sottoposti i lavoratori, afferma la segreteria provinciale della Filca CISL, c'è il rischio concreto che il cantiere possa essere chiuso, consegnando così alla città l'ennesima opera incompiuta, con grave danno anche per il mancato uso di un bene pubblico. Parliamo di 20-22 operai che da marzo 2018 ad oggi non si sono visti pagare gli stipendi, quindi le retribuzioni. Stiamo parlando di operai impiegati nel cantiere, qua dietro di me, il Palazzo di Cemento, è un'opera pubblica appaltata nel novembre 2016 che prevedeva ovviamente la riqualificazione del Palazzo di Cemento e con la possibilità di dare un posto, una casa a 96 famiglie. Ad oggi purtroppo siamo in un impasse, in una strada senza uscita, perché l'impresa si trova in una situazione finanziaria e di liquidità disastrosa e ha mandato la comunicazione che non riesce ovviamente a far fronte al pagamento degli stipendi, perché a sua volta la stazione appaltante in veste del comune di Catania ad oggi non riesce a pagare lo stato d'avanzamento. Stiamo parlando di 1 milione di euro. Stato d'avanzamento già presentato a maggio del 2018 e ancora ad oggi sostanzialmente nessuno dei responsabili del comune ci sa dare una risposta concreta a questo problema. Le conseguenze, oltre al danno economico e sociale dei lavoratori, saranno anche quelle che domani, dopodomani, quindi a brevissimo termine, il cantiere molto probabilmente verrà abbandonato. Questo ne consegue che avremo un'ennesima opera incompiuta nel comune di Catania. E ad oggi sono stati già spesi per quest'opera più di 2 milioni e mezzo di euro. E quindi, tra virgolette, oltre il danno c'è anche la beffa. Quindi noi chiediamo, come sindacato, chiediamo un intervento immediato da parte della stazione appaltante per risolvere questo problema. Nessuna colpa al comune, il responsabile del procedimento è in ferie per un mese, ha detto ai nostri microfoni l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Arcidiacono. Io ho incontrato ieri i responsabili della ditta, non dipende dal comune al solito, ma da Roma, che deve inviare le economie, e Roma, chi deve provvedere all'atto, è in ferie da parecchi giorni e lo sarà ancora per parecchi giorni ancora. Oggi cercherò alle infrastrutture il responsabile, il dottore Vega, sperando che sia sensibile a quantomeno a provvedere al pagamento di qualche mensilità, perché naturalmente hanno ragione, è inutile nasconderlo, ma non è il comune, perché ogni volta viene questo comune tacciato di tutto. In questo caso il Ministero delle Infrastrutture, perché allora fu fatto un accordo preciso con il Ministero, e il Ministero che deve devolvere le somme relative al pagamento delle spettanze. Quindi, ripeto, mi sto assolutamente, proprio appena finisco, abbiamo finito questa cosa in giunta, andrò a parlare con chi di dovere, sperando di avere in loro la sensibilità adeguata. Ripeto, il responsabile del procedimento è in ferie per un mese. L'azienda ha fatto richiesta al Comune a maggio, ma noi non c'eravamo. Io non so il mio predecessore che cosa ha fatto o cosa non ha fatto. Io posso dire che già in 4 giorni ho incontrato l'azienda, che giustamente ha dato vita alle loro chiare e giuste, devo dire, lamentele. È stata mia cura capire qual era il percorso, l'ho compreso, ho già capito che il responsabile è in ferie e che speriamo che il dottore Vega, che è il capo dipartimento, non sia anche lui in ferie, perché sarebbero dolori. Questo lo dico pubblicamente. Se dovesse andare male, che tutto questo iter trova difficoltà di vario tipo, ma ripeto, dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture, chiederò al nostro comandante di fare un presidio stabile proprio per evitare il problema del vandalismo, che a Catania succede, devo dire, troppo spesso e in troppi settori. Questo lo garantisco.